Ciao a tutti, volevo parlarvi della manina magica che ha modificato il decreto sulla pace fiscale, cosiddetta, si può anche chiamare condono, secondo me tecnicamente non c'è nulla di male, e che ha introdotto però alcune modifiche che sembrano facilitare il rientro di capitali dall'estero anche tenuti legalmente senza nessuna possibilità di, anzi con la garanzia, ecco, di non essere, come si dice, perseguiti dalla legge. Ora, volevo fare questo video ieri e parlare un attimo dell'aspetto tecnico della cosa, che mi sembra impossibile che non si riesca a capire, di chi sia questa manina, perché basterebbe usare un sistema un po', non dico neanche sofisticato, ma un po' più avanzato come Wikipedia, per esempio. Se avete presente, in alto a destra su ogni pagina di Wikipedia c'è un menu dal quale si può vedere la storia della pagina, si vedono tutte le modifiche che sono state apportate con la data, il nome dell'utente oppure l'indirizzo IP se l'utente non è registrato, e si può vedere esattamente la modifica, cosa è cambiato, quali parole sono state aggiunte, quali parole sono state tolte fino all'ultima virgola. Ora, ecco, io non so come funzioni il governo, tutto l'apparato burocratico statale, però credo che questo sia abbastanza doveroso. Aggiungo un altro aspetto, si parlava ieri, Salvini diceva che non avrebbe potuto partecipare al Consiglio dei Ministri straordinario di domani, sabato, e ecco, anche lì un piccolo commento tecnico. Sembra strano che non possano usare una videoconferenza. I sistemi per fare videoconferenze in maniera sicura esistono, funzionano bene. Ecco, non capisco perché debbano essere così impuntate sul incontrarsi personalmente. Però vabbè, questa era per la parte tecnica. La cosa più importante è l'aspetto politico di questa faccenda. Ormai è chiaro che la manina è politica. Se fosse stata tecnica, magari di qualche tecnico del ministero che magari era legato ai vecchi partiti o al Partito Democratico, Forza Italia, che voleva sabotare questo contratto di governo, questo accordo amorevole tra Lega e 5 Stelle, sarebbe stato molto più comprensibile secondo me. E invece il fatto che sia proprio un politico, che sembra che la Lega, sia con Salvini sia con un altro, di cui non ricordo il nome, che insomma ha confermato che questo era effettivamente il documento che era stato approvato dal Consiglio dei Ministri, e questo è molto più grave chiaramente. Non tanto per il Movimento 5 Stelle, che sì, magari, non so, può anche essere che i ministri del Movimento 5 Stelle dormissero, fossero disattenti, può essere, mi sembra un po' strano. In ogni caso, i vertici della Lega sanno benissimo che questa norma, queste modifiche sarebbero state completamente contrarie alla volontà dei 5 Stelle, degli elettori dei 5 Stelle, dei rappresentanti dei 5 Stelle, aggiungerei anche degli elettori della Lega, molti. E il fatto che abbiano introdotto queste modifiche, che magari non sono modifiche, magari erano anche nel testo originale, non si sa, però che abbiano introdotto queste parti qua, ecco, mi fa pensare che non si può avere nessuna fiducia di queste persone. Sarebbe comunque interessante esattamente capire da dove viene l'idea di aggiungere queste parti, perché, voglio dire, non sono norme così, come dire, innocue. Non è questione tanto politica, ma secondo me è una bella questione giudiziaria, perché questi capitali che si vogliono far entrare sono illegali. E quindi lì sarebbe bello sapere da dove viene l'input, l'idea di mettere queste cose, perché secondo me sì, si potrebbe anche aprire qualche fascicolo giudiziario. E purtroppo dimostra che l'unica manina che c'è stata in questo decreto è quella di, non lo so, finanzieri, mafiosi probabilmente, che con le loro manine ancora controllano i politici che siedono su questo governo, che sono loro marionette, adesso non si sa chi sono, quanti sono, eccetera. Però mi sembra evidente che una norma così non riflette il volere del popolo,
non è assolutamente da governo del cambiamento, e quindi sì, sono un po' scioccato, diciamo. Vediamo come va a finire. Intanto vi saluto con questa bella giornata autunnale. Buona giornata.